ridurre del 50% l'utilizzo degli agrofarmaci, di ridurre l'uso dei fertilizzanti di almeno il 20% e destinare almeno il 25% della superficie agricola all'agricoltura biologica, tutto in meno di 7 anni. Queste sono solo alcune delle richieste del Farm to Fork, una strategia che rappresenta il cuore del Green Deal europeo, che è un insieme di misure che mirano a rendere i sistemi alimentari equi, sostenibili, sani e rispettosi dell'ambiente. In questo sforzo senza precedenti, la ricerca risulta un fattore fondamentale per garantire la competitività delle imprese agricole. Soprattutto la ricerca mirata a fornire agli agricoltori soluzioni agronomiche innovative ed efficaci. La principale voce di spesa della Comunità Europea è il supporto all'attività agricola. La Comunità Europea fa questo perché l'agricoltura sta diventando un attore attivo nella lotta al cambiamento climatico ed è il principale gestore della qualità ambientale. Rispetto al cambiamento climatico, l'agricoltura ci offre la possibilità di sottrarre CO2 dall'atmosfera e includerla nel suolo, dove diviene sostanza organica. Solo le piante, attraverso la fotosintesi, sono in grado di fare questo tipo di operazione. Quindi la lotta al cambiamento climatico passa attraverso l'agricoltura e sarà adeguatamente sostenuta dalla Comunità Europea stessa. Per realizzare questo bisogna migliorare l'efficienza di tutti i fattori della produzione, ottenendo con meno input rese elevate, allo stesso livello o anche in crescita rispetto ai livelli attuali. Occorre però una fortissima base di ricerca alle spalle che metta a punto, in collaborazione con le esigenze della società civile, con le esigenze degli agricoltori, con le esigenze dei produttori di tecnologia per l'agricoltura, linee di ricerca per un miglioramento condiviso di tutto questo settore. Quindi abbiamo spazio per ricerca sulle tecniche di lavorazione, sullo sviluppo di nuovi fertilizzanti, sull'introduzione di biostimolanti, sul miglioramento dell'adattabilità delle varietà e delle specie all'ambiente circostante. Abbiamo di fronte quindi una sfida complessa e difficile che dobbiamo vincere per migliorare la nostra vita e la vita dei nostri figli. Greenhouse Group ha accolto lo spirito della strategia europea Farm to Fork, che tra i suoi obiettivi ha quello di un uso più sostenibile dei fertilizzanti. Per sostenere gli agricoltori in questa nuova strada, Greenhouse ha aperto un progetto che ha denominato Meno 20. Meno 20 è un nome forte, attraverso il quale noi vogliamo dare una chiara idea della nostra adesione. Adesione che si declina sia nel rendere disponibili agli agricoltori nuovi biostimolanti che possono consentire alle piante un migliore utilizzo sia degli elementi nutritivi che dell'acqua, ma anche attraverso l'azione dei nostri tecnici e distributori europei per creare un ambiente favorevole e positivo attorno a questa sfida. Sfida che comporta una grande attenzione al reintegro della sostanza organica e della biodiversità microbica dello strato attivo del terreno. Su questo tema Greenhouse Group ha dedicato molte risorse, molte energie, utilizzando anche le più sofisticate metodologie e tecnologie. Ed è un piacere per me anche comunicare in questo momento che uno dei nostri prodotti, il Vivema Twin, ha ricevuto proprio per questi motivi la registrazione come biostimolante europeo. La nostra vision è da sempre anticipare le esigenze dell'agricoltura. Oggi lo stiamo facendo con grande intensità, ma con rinnovata grande motivazione.